Allo Scrofani Salustro va in scena il big match della terz'ultima giornata del girone di andata di fronte a Palazzolo e Biancavilla, prima contro seconda. Favara deve rinunciare a Giordano squalificato, manda in campo gli ultimi arrivati Dentice Arena. Il Palazzolo scende in campo con Ferla, Moldi, Camiraglia, Spinelli, Palmisano, Pettinato, Dentice Arena, Cortese, Grasso, Diallo. Il Biancavilla risponde con Vitale, Messina, Di Marco, Strano, Diop, Parisi, Bulades, Vaglianisi, Lucarelli, Ancione e Savasta. La partita è caratterizzata dalla pioggia e si apre con un tentativo del Biancavilla, ma il Palazzolo, dopo appena 5 minuti, a passare in vantaggio. Diallo si procura una punizione al limite che Grasso realizza con una parabola imprendibile. Esplode lo Scrofani Salustro, incantato dalla prodezza del numero 10 giallo-verde, un gol di straordinaria fattura. Il Palazzolo insiste con Diallo che semina il panico in area avversaria, ma Cortese non è fortunato nella deviazione. Al quarto d'ora arriva il gol del pareggio del Biancavilla e ancora una volta un'azione da vedere e rivedere con il cross di Ancione e la conclusione di Savasta, ravvicinata e violentissima, è il gol dell'1-1. Il Palazzolo non si abbatte, prova a trovare il gol del raddoppio, Diallo per Dentice, autore quest'ultimo di un'ottima prova all'esordio con la maglia giallo-verde, traversone e la deviazione di Cortese non è precisa. Una ripartenza del Biancavilla con l'attaccante in offside serve soltanto ad esaltare la prontezza di riflessi di Ferla, ma il gioco è già fermo. Sul finire del primo tempo il Biancavilla protesta per un intervento di Pettinato su Savasta, ma l'attaccante ospite viene ammonito per simulazione dall'arbitro Vailati di Crema. Ancora Diallo, pericolosissimo in area di rigore avversaria, e l'intervento del portiere Vitale è straordinario. Dall'altro lato un pallone si impenna in area di rigore, Ferla si fa trovare pronto come sempre ed è lesto a rilanciare in avanti, dove Arena supera Vitale in uscita, ma il pallone è troppo debole per raggiungere la porta avversaria e viene allontanato dai difensori. Diallo è incontenibile e punta la porta avversaria, scavalca un primo avversario, non il secondo, e viene fischiato un fallo parecchio contestato dai padroni di casa. Nei minuti di recupero del primo tempo un'altra azione determinante sugli sviluppi di un traversone mollica a terra, Lucarelli, secondo l'arbitro è dentro l'area di rigore e assegna il penalty per Mollica, secondo giallo e fine anticipata dell'incontro. Dal dischetto Savasta spiazza Ferla, ma il pallone finisce fuori. Nella ripresa, nonostante l'uomo in meno e la pioggia battente che ha reso più complicato il lavoro dei calciatori, il Palazzolo resta in partita senza arretrare e continuando a cercare il gol del vantaggio, che potrebbe dare uno scossone significativo al campionato e alle ambizioni di primato del Biancavilla. Gli ospiti però, forti della superiorità numerica, non stanno a guardare e si affacciano dalle parti di Ferla in diverse circostanze. Gestire il pallone però diventa sempre più difficile, allora si prova a sfruttare al massimo le occasioni su calcio da fermo. Come quando Pettinato ha calciato dai 30 metri con Cortese che ha mancato per un soffio la deviazione che per il portiere sarebbe risultata fatale.
tentativi dalla lunga distanza anche per il Biancavilla, ma la mira dell'attaccante non è precisa. Nella ripresa in campo anche Frittitta, che ci ha provato con un colpo di testa preciso ma debole dal limite dell'area di rigore. Nel finale ancora Ferla viene chiamato in causa e si fa trovare pronto nella ribattuta. Finisce 1-1, non cambiano le distanze tra Palazzolo e Biancavilla.